Hola! Lui prima di ogni video fa. Sì, è vero. Sì, perché mi scendono sempre così, non mi sembra al caso. Allora... Sempre quei professoressi. Esatto. Quei professoressi. Quei professoressi. Dunque. Questa è la parte. In cui lei spacchetterà i regali che le ho fatto io. Se okay. volete vedere i regali che lei ha fatto a me, qui mi raccomando. Dunque, ma io... Ma quanto è carino sto coso. No, questo era serio da me, se no è io vero, non è vero, è vero. Che carino. Eh? Va bene, sempre se mai fosse possibile più coglione di prima, se mai cioè, è difficile, però è molto difficile, ce la sto facendo. Allora, dunque, io prima ho detto che cominciavo dal più trash, però effettivamente no, mi sembra, perché anche io voglio fare a teco a salire. Ma... Preferivo dal più trash, quindi... così andavo più su. No. Quindi questo è quello più soft. Questo è quello serio, diciamo. Ok. Che è questo qua. Tienilo il più dritto possibile. Oh mamma. Perché si rompe. È fragile. È un po' fragile. Io c'ho paura. No, questo è quello serio. Ok. Guardavo lì se facevi. No! No! Cioè, il brutto di farsi sempre scherzi. È vero che poi uno se li aspetta. No. Dopo ti devi aspettare. Già la scatola. E la scatola è faiga, eh. Posso inclinarla? Fai attenzione, sì. Cioè, guardate la figaggine di questa scatola. Ma è bellissima! Sì, l'ho comprata apposta oltretutto. Bellissima! C'ho una paura. No. Ma è quello che pensi? No! Ma ora la fai vedere tu! Ma sei deficiente! C'è la merda del gatto con i canditi! No, fallo vedere! È una merda, Dani! Io voglio recuperarlo questa scatola! Lo puoi fare, la rivestita di... della carta con la carta forno, proprio per evitare che si sporcasse. Vi prego. Ma ci ha messo anche gli zuccherini. Sei una brutta persona. No, non lo faccio vedere i miei. Guarda cosa mi ha regalato. C'è la merda del gatto. Sei una persona orribile. Che puzza, ma che cos'ha il tuo gatto in corpo? Ora la tocco, ora la lecchi, basta. Ragazzi, avete visto cosa gli ho fatto io al povero Dani? Mi sono limitata a cose che non puzzavano. Fra un po' è il suo compleanno, lui non si ricorda forse. Ci metto un mio stronzo con l'appiccicata Photoshop, la faccio sullo stronzo. La svuoti tu. No! La svuoti tu, vero? Regalo tu. Ma perché dai? Ma che puzza che hai? Esce anche dalla latta. Non è vero? Sono 3 giorni che accumulo. Ma qua ci metto. Ma quella volta che hai detto? Ti devo dare il tuo regalo perché c'è un po' di fretta, poi capirai. No, lì era 15 giorni, non è che merda di no. Dani, no, cioè, giuro, te lo direi oramai, che cazzo me ne fregherebbe. Ma poi non è che ha messo uno stronzino simbolico, un bulacco di merda. Comunque, e questo è quello meno trash. Questo è quello meno trash. Madonna, ovvio. Che paura. L'ha rivestito con la carta forno, quindi se dai la carta forno lo puoi riutilizzare. È bello che io anche, che bel pacchetto. Sì, l'ho messo a posto, che faccia di me. No, vabbè, non si può vivere così, cioè. Noi non possiamo farci i regali, perché diventano delle challenge, cioè. Allora, no, questa è la cosa assolutamente più trash. Cioè, più trash di questo cosa c'è, che ti cago in faccia, cioè. Guarda, io c'ho paura. No, questa è la cosa più trash. Ora passiamo dalle cavolatine. Ok. Tipo questa. Oh, questo mi sa di roba valida. Non mi sembra merda. Questo è uno stronzo schiacciato e ricoperto. La carta è l'off approved. Esatto, bello, l'ho presa apposta per te. Andrebbe fatto la prova touch, vabbè. Ah, allora, questo è... Questo te lo fai dal prossimo. Ok. Dai.
Cazzo, se non faceva quello indovinavo, è merda. Però puoi dire cosa ti ha regalato? Una cagata. Assolutamente. Non riesco a capire. Belli. Solo ho visto che... qualcosa di fucsia. Solo che ho pensato di aver cappellato, sai. Che belli. Sono bellissimi. Però li hai simili, li ho visti adesso. Quelli là dietro. Ma dove? Questi. Questi qui, no, quelli sono di plastica. Ah, giusto, sì, è vero. No, no, assolutamente, scusate. Scusate, mamma. Questa cosa qui è così bellissima. Guarda, mia sorella li ha fatti. Allora, facciamo pubblicità a tua sorella. Facebook, Jobiju, mi raccomando. Ovviamente sono pazzo unico. No, quelli no. Ah, allora se li volete, volete avere gli occhiali. Sì, gli occhiali. Gli orecchini come la loffa. Esatto. Li trovate in Jobiju. Sono bellissimi, me li metto. Li ho visti, Fuchs, no, vabbè. Cioè, ho preferito la... Potrei mettermi la merda, però... Ma sì, ora voglio fare la trasca di quest'anno. Mi metto... Guardate che belli. Quella pallina che è tipo pelosa, no? Sciccherie. Ovviamente il sacchetto verrà riciclato. Certo. Se qualcuno che conosco vedrà questo sacchetto, sapete da dove... Poi questo non era trash, no. sono soddisfatta. Passiamo all'altra stronzatina. Questo c'ho paura. Ha una forma dildica. Scusate, ma questo è palesemente un dito da passeggio piatto. Da passeggio. Quelli che metti. Sì, perché lei ha quelli così che non so molto. Allora, da passeggio. Questo è una cosa lu. Una matita. Apri? Brava, comunque, sì. Sì, giusto. Almeno me la si fa sul mio ramo. Infatti. Che bello! E anche questo l'ho preso apposta. Sa che fa la collezione. Sì, io faccio collezione di penne e matite. È pelosa. Oh my god! Ah! È bellissima! No, ma come si fa a temperare una cosa che è di vellutino? Se vuoi lo puoi fare, cioè si tempera, no, tranquillamente, mi sono informato. E questo l'ha fatto mia cugina, che ha sempre la pagina Facebook. Veramente? Arte in legno e... oddio, non mi ricordo, comunque vi metterò dai, il link. Dai, che figura di merda! Vi metterò il link, giuro. Dai, al pezzo in cui dici non mi ricordo. No, non me lo ricordo. Comunque no, vabbè. Io allora vi dico che... lo fa, provvede! Cioè, scusate... uno che non sa neanche scrivere una riga con una penna, c'ha i parenti che fanno sta roba. Che tutto e che niente, non è stesso... come cazzo è possibile? Ma che brava! Sì, ha fatto proprio. È tipo pannolenci, feltro. Esatto, esatto, sì. Se volete fare dei regali, ormai di Natale magari un po' tardi, no. Però siete comunque in team. Esatto. Bellissimo! Lo fa, prove! Poi... ma se sì, vai, no, allora, vedi che ti piace. Ma non è che mi piace il cibo. Mi piace il cibo. Questo. Ecco, è questo quello trash. Prova touch. È trash? No, cioè, a suo modo sì. Questo. No, dai, non è è una forma di parmigiano. Mi piace. No. No. Non puzza di merda, no. E il che mi rincuora. No, si sbircia. No, assolutamente. Guarda, c'è un cappello di Muni attaccato alla bandisegno. Sì, perché è qualcosa che è qua, è qualche tra confezione è fatta strana, secondo me. No. Allora, ho sbagliato. No, non lo so, Marri. Apri. Ok. E finalmente un fucking mouse! Wireless! No! Minchia, sto cazzo di filo ogni volta. Grazie! Era questo che dicevo, te lo devo dare, perché ogni volta ci rompiamo le balle. Che bello! Ho finalmente un fucking mouse! Non ci credo! Wireless fucsia, viola, ovviamente. Perché io dovete sapere che ogni mese cambio mouse. Ma non perché me lo metto in. No, non me lo metto in zorca, però pare che non va. Cioè, scusa. Quindi non ho, proprio il cavo che si rompe, cosa esatto. Romperò adesso? romperò questo a sto punto, perché non c'è altra spiegation. La carta, guardate che fai, ma cazzo l'ho rotta. Dani, per il compleanno se ti metti un pezzo di scotch qua ti piacerebbe che riceverla. Tieni, questa cerca di non romperla allora.
E questo è l'ultimo, basta. Grazie, dai. E questo è super trash, non lo sento. Eh sì. Pensavo dicessi di no. No, sì, è super trash. È un quaderno con scritto cosa fatto con il pennarello e la sbubbata sotto. No. Ti prego, fai. Sembravi Bolognese quando fa. È la risposta è no. Secondo me è un quaderno con la scritta. La confezione non lascia benché minima. No. È una confezione assolutamente anti-spoiler, perché c'è scritto ricorda che devi morire. No, beh, se tu sapessi che cos'è, insomma, potresti capire. Ah, non lo so. C'è lo scotch in mezzo. Ah, c'è lo scotch. Oh, fake. Però ho le forbici. Sì, sì, questo è proprio super trash. È la cosa più bella del mondo. È bellissimo. Non sei mica morto. Io gli ci voglio benissimo. E poi invece la foto più brutta di lì. Lo sai che io mi prenderò la bloncopleurite per andarci in giro. Cioè, scusate ragazzi, è il mio amore. Devo far vedere i miei, scusate, ma questo è assolutamente. Ma lo dice da mesi. Non potevo non fargliela. Ora facciamo un sondaggio. Ditemi se non è l'uomo più bello del mondo. Chi, Claudio Lippi? Sì, sì. Sì, sì. Adorabile. Sono veramente satisfaction. Satisfied, forse. Satisfied. Sono veramente soddisfazione. Va bene, come sempre Dani ci acchiappa troppo perché bellissimo, è un genio. Mesi che lo dicevi per scherzo, ho detto minchia. Io adesso non dico più niente. Dani, mi regali la maglia di Claudio lì? Va bene. Non scherzava quanto fa. Ma lei me l'ha chiesto, davvero. Dani mi regala. Sì, serio, dico per scherzo, ma veramente. Infatti io gli ho detto, guarda, stai attenta perché io lo sai che lo faccio. Sì, ho detto. Anche qui ovviamente con la cornice fucsia e la scritta fucsia, cioè. Ma poi la scritta non sei mica molto regolare. Assolutamente dai vino. Va bene, va bene. Allora questo è tutto. Questi sono i nostri regali. Diteci che regali avete ricevuto. Esatto, se, sì. Se sono trash, se non ce ne frega un cazzo. No, ovviamente, cioè, se avete ricevuto una sciarpa, un cellulare, chi cazzo se ne frega. Se siano trash o che siano tipo quelle cose che regalano le nonne, tipo 26 paia di calzini. Esatto. Se poi qualcosa non vi piace ed è trash e volete riciclarla mandandocela, fatecelo sapere che e vedremo di farlo. Che noi poi ci una casella, esatto, postale per ricevere le vostre, i vostri scarti. Le vostre offerte. Tanto non usa chiedere le offerte. Infatti, assunto. Va bene, cari. Ah, questo. Cioè, ci stava. Questo video lo starete vedendo domani sera, quindi il 24 sera. Perciò a tutti buona vigilia e buon Natale. Ah, io non l'ho detto. Vabbè, fate conto che l'abbia detto anche a me. Mio. Buon Natale. Non lo devi ricordare. Ragione. Vabbè, lo facciamo dopo l'attacco. Va bene. Okay. Ciao, auguroni. Ciao dalla Rufina. E da pezzo di Dani.